uscita sconfitta malamente negli incontri che contavano. Con quali prospettive si riparte con un nuovo corso, secondo lei? Beh, diciamo che ogni evento, un 6 nazioni, una Coppa del Mondo, sono tanti eventi a 6, quindi ognuno vive di luce propria in qualche maniera. La Coppa del Mondo è vero che non ha rispetto alle aspettative che la squadra, credo, e anche noi come ex azzurri volevamo, insomma, riuscire a vivere questo mondiale, però credo che con un nuovo staff, una nuova motivazione e poi con una nuova così storia da poter scrivere da oggi in un nuovo 6 nazioni, credo che le motivazioni ci siano. Poi è chiaro che poi dallo spogliatoio esce la performance. Questa squadra non vince in casa da 12 anni. Oggi è una missione impossibile, ma in generale si può evitare questa volta il cucchio di legno? Allora, siamo stati abituati a pensare che le mission impossible non esistono. Sono delle possibilità, sono delle missioni estremamente difficili, come quelle di un 6 nazioni, perché ovviamente giochiamo contro squadre che hanno un altissimo livello e hanno più esperienza di noi in questo torneo. Però credo che se abbiamo anche una sola opportunità, credo che valga la pena di poterla sfruttare. Poi i conti si fanno alla fine. Ecco, chi può essere l'azzurro decisivo per far fare il salto di qualità, specie visto che mancherà Capuozzo oggi? Io credo che sia proprio quello, evitare di andare a mettere troppa pressione a dei singoli come Capuozzo è stato magari nelle ultime settimane, mesi o da quando ha iniziato anche con la maglia azzurra, ma sia proprio una risposta di squadra quello che deve esserci, quello che deve fare la differenza e quello che poi soprattutto in un torneo come 6 Nazioni viene fuori. È un torneo lungo, molto lungo, si giocano tante partite, molto intense, con squadre di altissimo livello, quindi è importante partire con il piede giusto, con una forte coesione di squadra e finire nella maniera giusta e con una forte coesione di squadra. Quindi direi di andare proprio sul collettivo ed è la risposta che in generale loro vogliono creare e noi da ex azzurri da fuori, tutti i tifosi, vogliamo vedere dopo un mondiale comunque difficile, soprattutto a livello mentale. Ma dopo... ecco, in questo senso la scelta di Quesada può essere quella giusta. Ieri il capitano ha parlato di uno spogliatoio più rilassato, di meno pressioni nel gestire anche i rapporti e anche gli allenamenti. Beh, credo che l'aspetto mentale, è inutile nasconderlo, in qualsiasi sport e disciplina di alto livello faccia la differenza, e credo che l'aspetto mentale sia una degli elementi che questo l'ultimo mondiale abbiamo visto qualche defaillance. È importante, la cosa bella dello sport e del rugby anche in primis è avere una seconda chance. Credo che oggi inizi un 6 nazioni importante per la nostra nazionale. Ogni partita è una storia a sé, però è importante partire col piede giusto e soprattutto sì, lasciare ai giocatori la possibilità di esprimersi nel modo migliore, quindi essere tesi, urgenti, sentire questa sensazione di urgenza, ma viverla nella maniera più serena possibile. Grazie.